Allora, come sapete quest'anno stiamo facendo il Catechismo degli Adulti sui sette sacramenti che stiamo vedendo alla luce della doppia fonte, diciamo così, del compendio del nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica e poi del tradizionale Catechismo di San Pio X, quindi cercando sempre di mettere insieme vetera et nova, come dicono alcuni santi autori. Stasera parliamo del sacramento della confermazione, ecco, un sacramento importantissimo, bellissimo, dico qualche parola di introduzione che poi ritroveremo, molto molto importante, uno dei sacramenti che come sapete non si possono ripetere, mi pare che l'abbiamo già visto questo qui, perché imprimono quello che si chiama il sacro carattere. Tutti quanti i sacramenti dove si usa l'olio del crisma, tra l'altro la confermazione si chiama anche cresima proprio per il fatto che si usa l'olio del crisma con l'unzione sulla fronte, e imprimono nell'anima un tatuaggio spirituale che rimane in eterno, cioè quello non ce lo toglie nessuno. Non esistono laser che possono togliere. Quando abbiamo fatto il battesimo abbiamo già parlato, sapete che c'è qualche persona oggi che panorama oggi è molto molto vasto, insomma, che chiede alle parrocchie di essere sbattezzato, però ve l'ho già detto questa cosa qui, no? Questa è una cosa, insomma, di per sé, speriamo che chi lo fa non si renda conto di quello che faccia, insomma, perché non è... Io credo che sia uno dei peccati dello Spirito Santo più contro lo Spirito Santo più gravi che si possano commettere, insomma, ottenere anche il perdono per questa cosa qui, credo che ce ne voglia un po'. Quindi non si rendono conto di quello che fanno, ma chiedono questa cosa qui. Ma l'unica cosa che si può fare è annotare sul registro del battesimo che quella persona non vuole avere più niente a che fare con la Chiesa Cattolica, ma il sacramento del battesimo non si può togliere, non può togliere nessuno. D'accordo? Sarebbe come sconsacrare un'ostia. Un'ostia non può essere sconsacrata, un'ostia può essere soltanto consumata. Ecco, quindi il sacramento della confermazione è un sacramento veramente importante. E vi dico subito, ci sono una doppia modalità di celebrazione di questo sacramento. Sapete che la Chiesa è distinta nella Chiesa latina e nella Chiesa orientale, anche se nella Chiesa orientale adesso c'è l'ortodossia, ma sapete che la Chiesa ortodossa è, diciamo così, quella più vicina alla Chiesa cattolica, nel senso che, salvo alcune questioni marginali e la non comunione col successore di Pietro, i sacramenti sono validi tutti quanti, il sacerdozio è reale, quindi è, diciamo così, la parte separata della Chiesa più vicina alla Chiesa cattolica, quindi celebra dei reali sacramenti. Loro, i sacramenti dell'iniziazione cristiana, mi sembra di averlo detto, li danno tutti insieme al bambino nell'atto di battezzare. Quindi, perché la cresima è il terzo sacramento che completa l'iniziazione cristiana, insieme al battesimo e l'eucaristia. Loro battesimo, eucaristia e cresima li danno contestualmente al bambino piccolo, come ho detto, prendono un pochino di vino consacrato con un cucchiaino e glielo fanno bere, no? Un po' come nel rito antico del battesimo della Chiesa Latina c'era il cristallino di sale che si metteva in bocca al battezzando, no? Quindi che si può... Una cosa che possa tranquillamente deglutire. Questo ci fa capire anche, come vedremo, che nella Chiesa latina è accentuata, ecco perché la chiamiamo confermazione, una dimensione anche partecipativa, cioè la cresima è quel sacramento in cui ordinariamente noi facciamo nostro quello che altri ci hanno regalato, papà e mamma e padrino e madrina, nel battesimo, siccome il battesimo viene dato ai bambini, quindi tu. L'essere cristiano ti viene dato in dono, però sappiamo benissimo che nessun sacramento funziona in automazione assoluta, dopo tu devi viverlo. Allora, il sacramento della confermazione, che è distinto anzitutto per una motivazione sacramentale, come vedremo, da quello del battesimo, non è la stessa cosa del battesimo, è un'altra cosa, d'accordo? Ma è anche il momento in cui, questo si vede anche nel rito, il cresimando viene invitato a rinunciare lui al diavolo, a professare la fede, quindi le promesse battesimali che i padrini per lui hanno fatto nel battesimo, li fa lui e al tempo stesso riceve la crismazione, cioè il sigillo dello Spirito Santo che gli consente non soltanto di vivere da cristiano, ma anche di testimoniare, se necessario, fino al martirio, la sua fede. Questa è, diciamo, una prima presentazione molto molto generale della confermazione.
Cominciamo col compendio della Chiesa Cattolica, vedete che non è molto lungo, eh. Nel compendio abbiamo i numeri dal 265 al 270, quindi molto molto essenziale. Anche nel Catechismo di San Pio X non c'è una ampia articolazione di questo sacramento, quindi è molto molto ben mirato e definito. Leggiamoli insieme. 265, qual è il posto della confermazione del disegno divino della salvezza? Nell'antica alleanza i profeti hanno annunziato la comunicazione dello Spirito del Signore al Messia atteso e a tutto il popolo messiano. C'era una promessa antica nei profeti, effonderò il mio spirito e diverteranno profeti, quindi l'effusione di questo misterioso, ancora nell'Antico Testamento, spirito, era una promessa. Ok, tutta la vita e la missione di Gesù si svolgono in una totale comunione con lo Spirito Santo. Sappiamo bene che nel battesimo lo Spirito Santo si mostra visibilmente presente su Gesù come una colomba, no? Quindi il suo ministero ha preso inizio da questo atto. Sapete che il battesimo fa parte della celebrazione dell'Epifania del Signore. Questo l'ho detto tante volte, il 6 di gennaio. L'Epifania, che significa dal greco epifano, significa manifestare, è la manifestazione di Gesù come Dio e nostro Salvatore. Non è soltanto un atto che si compie con l'adorazione dei magi, ma ce ne sono anche altri due. Cioè, i re magi adorano quel bambino riconoscendolo come Dio, quindi quel bambino è Dio. Poi però quel bambino viene accreditato come Dio da chi? Dal Padre. Questo è il mio figlio prediletto e dallo Spirito Santo, dicono i padri della Chiesa, l'uguale con la U maiuscola che si posa sull'uguale. Non è che prima lo Spirito, Gesù non ce l'aveva lo Spirito Santo, ma è una manifestazione, cioè ti faccio vedere con gli occhi lo spirito posarsi su di lui perché ce l'ha da sempre avuto e ti faccio sentire con gli orecchi la voce del Padre che te lo accredita, quindi occhi e orecchie. E poi, il Vangelo che ti è stata messa oggi, le opere che io compio attestano di me che sono quello che dico, quali sono le opere, tutto il Vangelo di Giovanni, sono i miracoli, i segni che lui compie che attestano la sua natura divina. Quindi Gesù è l'uomo che agisce, l'uomo con la U maiuscola, l'uomo Dio che agisce in totale comunione con lo Spirito Santo. Gli apostoli ricevono lo Spirito Santo quando, nella Pentecoste, che è l'ultimo atto del mistero pasquale, e subito dopo annunziano le grandi opere di Dio. Penso che tutti ricorderemo anche dal Catechismo, insomma, no? Che la cresima è l'attualizzazione per noi del giorno di Pentecoste. Che è successo il giorno di cresima? Il giorno della cresima è successo a te quello che è successo agli apostoli nel giorno di Pentecoste. Senza le manifestazioni straordinarie, gli apostoli sono messi a parlare in lingua, noi non parliamo in lingua, in forma ordinaria accade però la stessa identica cosa. Dopo la Pentecoste, cosa facevano gli apostoli? Imponevano le mani, c'erano due atti distinti, il battesimo che si faceva con l'acqua e poi l'imposizione delle mani per invocare sul battezzato il dono dello Spirito Santo. Se vi ricordate qualche cresima che avete assistito, prima di sigillare sulla fronte il vescovo o il suo delegato stende le mani e le impone sui battezzanti e fa una preghiera di invocazione dello Spirito Santo. Quindi lungo i secoli la Chiesa ha continuato a vivere dello Spirito e a comunicarlo ai suoi figli. Quindi lo Spirito Santo con i suoi sette doni, in particolare il dono della fortezza, viene realmente comunicato al battezzato attraverso questo sacramento. Perché si chiama cresima o confermazione? Vedete l'accenno che vi avevo fatto. Gli orientali accentuano di più la dimensione della crismazione. Ecco perché, cioè, quando tu accentui di più la dimensione della crismazione, accentui di più l'azione divina, d'accordo? Perché anche un battezzato viene unto, capito? Quindi le operazioni divine, sacramentali in senso stretto, che tu sei piccolo o grande, capisci, non fa niente. Sono azioni compiute da Dio. Invece la confermazione, dal termine stesso conferma, è una ratifica, quindi fermo restando il primato dell'azione di Dio, però si sposta un pochino l'attenzione sulla responsabilità che il battezzato, chiedendo e ricevendo questo sacramento, si assume davanti a Dio e davanti alla Chiesa. D'accordo? Quindi nel 266 troviamo scritto, appunto, si chiama cresima nelle chiese orientali, crismazione col santo miron, come si chiama in greco. L'olio a motivo del suo rito essenziale che è l'unzione.
Si chiama confermazione perché conferma e rafforza la grazia battesimale. D'accordo? Dovrebbe essere un giorno, specialmente per noi in Occidente, molto molto importante. Sapete che non voglio adesso fare le solite discorsi da parroco, insomma, sta pure Paola. Paola catechista che c'ha, lei c'ha ancora i capelli, quindi se può mettere le mani nei capelli, purtroppo disgraziatamente quello più che il giorno della confermazione è il giorno della depressione da un punto di vista esistenziale, insomma, no? Però vabbè, pazienza, arriveranno tempi migliori, come dice qualcuno. Qual è il rito essenziale della confermazione? Allora, certamente il rito essenziale della confermazione è l'unzione con il sacro crisma. Vedete che il sacro crisma, però ho già detto che ci sono tre tipi di olio che vengono consacrati dal vescovo il giovedì santo nella messa crismale, che anche nella nostra diocesi in molte parti viene anticipato il mercoledì santo come previsto dalla CEI per ragioni pastorali, vabbè. Quindi c'è l'olio degli infermi che si usa per il sacramento dell'unzione degli infermi, c'è l'olio dei catecumeni che si usa nell'unzione prebattesimale dei battezzandi, bambini e adulti. L'olio dei catecumeni, l'olio dei lottatori, è l'olio che attraverso quell'unzione ti viene la forza di combattere quella che San Paolo chiama la buona battaglia della fede. E poi c'è l'olio del crisma che si usa nei sacramenti che non si possono ripetere, nelle consacrazioni, nelle chiese, negli altari, cresima, battesimo e giorno dell'ordinazione. Uno dei riti più belli è quando il sacerdote ti unge le mani, no? È l'unzione con il sacro crisma che si fa con l'imposizione della mano da parte del ministro che pronuncia le parole sacramentali proprie del rito. In Occidente tale unzione viene fatta sulla fronte del battezzato con le parole: ricevi il sigillo, termine fondamentale, dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Capite? Nelle formule sacramentali, questa è proprio la formula del sacramento, eh? Quindi basta riflettere sulla formula sacramentale, formula o forma, per capire l'essenza del sacramento. Si tratta di un sigillo, in greco è sfragis. Sapete che se io un tempo, come si faceva, se tu sigilli una cosa, c'è la paternità e l'indelebilità, no? Anche i vescovi adesso hanno il sigillo, hanno il timbro quando fanno un decreto, per cui ordinano un prete, lo nominano parroco, oppure fanno i decreti vincolanti in tempi di... C'è il sigillo, quindi, che non è semplicemente un timbro, il sigillo marchia la carta, quindi si vede il rilievo sopra la carta, capito? Che è proprio il segno di autenticazione, no? Quindi da quel momento tu sei sigillato dallo Spirito Santo e questo sigillo ha la straordinaria importanza anche nelle chiese orientali. Presso le chiese orientali di rito bizantino l'unzione viene fatta anche su altre parti del corpo, non soltanto quindi sulla fronte, con la formula sigillo del dono dello Spirito Santo. Quali effetti produce questo sacramento? L'effetto della confermazione è la speciale effusione dello Spirito Santo come quella della Pentecoste. Tale effusione imprime un carattere indelebile, abbiamo già accennato, quindi non si cancella più, e apporta una crescita della grazia battesimale, radica più profondamente nella filiazione divina, unisce più saldamente a Cristo e alla sua Chiesa. Ecco perché ordinariamente questo sacramento viene amministrato dal vescovo. È vero che adesso è largamente diffusa per ragioni pastorali la prassi che il vescovo deleghi qualche suo collaboratore stretto, o come ha fatto con noi l'anno scorso qui in diocesi, per ragioni contingenti legate alla pandemia, ha delegato tutti quanti i parroci. Quindi l'anno scorso tutti quanti i parroci, pure per la prima volta in vita mia, ho amministrato il sacramento della cresima, no? Però ordinariamente deve essere presente il vescovo, perché da quel momento e non soltanto l'incorporazione al mistero di Cristo è più perfetta e perfezionata, ma anche l'incorporazione con la Chiesa e con la comunità cristiana, di cui, come sapete, il vescovo rappresenta come dire, la pietra miliare, insomma, quindi il vincolo di unità con la successione apostolica. Rinvigorisce nell'anima i doni dello Spirito Santo, quindi sette doni, e dona una speciale forza per testimoniare la fede cristiana. Vedremo che nella teologia cattolica latina, lo vedremo nel Catechismo di San Pio X, questo era l'aspetto maggiormente accentuato, no? Chi di voi ha qualche annetto in più avrà imparato a catechismo e con la cresima si diventa
soldati di Cristo, no? Oggi si preferisce dire testimoni per evitare termini troppo militareschi. Comunque, testimonios, che è chiaro che i soldati cristiani, c'è l'armatura che descrive San Paolo per un soldato cristiano, non è l'armatura fatta di mitragliatrici, insomma, spade o sciabole, no? È un'armatura spirituale, quindi è chiaro che quando si parla di milizia in senso cristiano bisogna, insomma, calibrare bene. Si tratta di una milizia spirituale, non andiamo a ammazzare nessuno, insomma, no? Chi può ricevere questo sacramento può e deve riceverlo una volta sola chi è già stato battezzato, il quale per riceverlo efficacemente deve essere in stato di grazia. Ora, per esempio, quando viene battezzato un adulto, penso che lo sappiate, vengono amministrati tutti e tre i sacramenti, quindi contestualmente nella stessa celebrazione, quindi diocesi il vescovo lo fa la notte di Pasqua quando sono gli adulti, prima lo battezza, dopo la cresima e dopo fa la comunione, quindi i tre sacramenti di iniziazione cristiana vengono ricevuti contestualmente e insieme, d'accordo? Come nella Chiesa orientale viene fatto anche per i bambini. Il ministro della confermazione è il vescovo, ministro originario, appunto per manifestare il legame del cresimato con la Chiesa nella sua dimensione, attenzione, apostolica. Voi sapete che i vescovi, ovviamente i vescovi devono a loro volta essere in comunione con il successore di Pietro, manifestano il legame della Chiesa con i dodici apostoli. Tu dici, le domande che facevamo noi quando stavamo a lezione, dice, ma gli apostoli erano 12, ma i vescovi nella Chiesa di tutto il mondo saranno 4-5 mila, ma sono un po' di più. Certo che sono un po' di più. Il problema è che Pietro è uno, e il successore di Pietro è sempre uno. I vescovi hanno il legame con i 12 non come singoli, ma come collegio, d'accordo? E il collegio dei vescovi funziona sempre quando all'interno c'è il capo, perché i vescovi senza il capo non possono fare niente, il capo senza i vescovi può fare quello che vuole. Se ti piace la Chiesa cattolica è così, se no bisogna diventare ortodossi, perché gli ortodossi non sono d'accordo proprio con questo fatto qui, cioè perché per gli ortodossi il vescovo, il singolo vescovo, ha la pienezza del sacerdozio e quindi agisce senza riconoscere nessuna autorità a sé superiore. Invece nella teologia cattolica i vescovi, sì, diocesi sì, però sempre in comunione con Pietro, d'accordo? Quindi cioè, sono pastori propri, ma della diocesi, far capire, avete visto, le insegne dei vescovi, questo è catechismo, quindi perché capiate anche un pochino alcune cose, no? Perché non è che nella chiesa facciamo le sceneggiate tanto per farle, no? Avete visto quando il vescovo celebra in cattedrale o in certi momenti porta la mitria e soprattutto il pastorale. Se il vescovo di Latina va a partecipare a una celebrazione a Avellino, la mitria se la può mettere durante la celebrazione, ma il pastorale in mano non lo può tenere, perché proprio il pastorale è il segno della giurisdizione che è limitata ai confini della sua diocesi. Quindi, invece il Papa il pastorale lo porta dovunque vada, perché il Papa ha giurisdizione, si chiama piena, suprema, immediata, ordinaria e universale. Attenzione, ripeto, suprema, universale, piena, ordinaria e immediata. Il vescovo supremo universale gli manca, ce l'ha piena, ordinaria e immediata, perché è circoscritta nel territorio della sua diocesi. È sempre a condizione che mantenga il vincolo con il successore di Pietro, se no... Perché il sacramento dell'episcopato, cioè la sua autorità episcopale, dipende dal sacramento, quindi dall'ordinazione, dal terzo grado dell'ordine, poi lo vedremo quando trattiamo del sacramento dell'ordine, ma il suo esercizio lecito dipende dalla comunione col successore di Pietro. Se quello lo perde, vescovo rimane, ma non ha alcuna legittimità nell'esercizio della sua autorità. Capite, no? Riesco, è chiaro, no? Ecco, ok. E questo per quanto riguarda il catechismo di San Pio X. Adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere qualche altro aspetto nel catechismo di San Pio X. Vedete subito, no? La 304. La cresima o confermazione è il sacramento che ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo. D'accordo? E ce ne imprime il carattere. Sapete che
vedremo che anche nel rito, qui c'è scritto se non ricordo male, nel rito antico c'era lo schiaffettino che il vescovo dava. Ah, da voi lo schiaffettino? Oh, che quando uno era un po' la peste era uno schiaffetto un po' più forte, insomma, no? Ecco, era lo schiaffettino, hai visto che in certi ambienti un po' militareschi, no? Che viene il capo e ti dà lo schiaffettino come segno che tu sei un uomo, insomma, quindi che puoi andare a combattere, no? Forte? Ecco. Allora, quindi, era accentuata questa dimensione, no? Anche la forma della cresima era leggermente differente, 306, ti segno col segno della croce e ti confermo col crisma della salute. Vedete la dimensione latina, ti confermo, la nuova formula recepisce qualcosa della sensibilità orientale, dicevi il sigillo, capite un attimo un pochino, voi sapete che nella Chiesa state sempre attenti a una cosa, questo è un principio fondamentale. La sostanza rimane sempre la stessa. Le forme e gli accidenti sono soggetti a vari aggiustamenti che non toccano la sostanza. D'accordo? Avere questa lucida visione mentale consente di stare al riparo da tante possibili deviazioni, o da una parte o dall'altra. Che il ministro della cresima sia il vescovo era chiaro anche evidentemente un tempo, e attenzione, un tempo questa cosa era rigida perché straordinariamente il sacerdote che ne abbia facoltà dal Papa. Cogliamo il positivo, no? D'accordo? Perché comunque il positivo bisogna coglierlo ed è tuttora presente. La comprensione dell'importanza della presenza del vescovo in questo sacramento per manifestare il legame del cresimato con la Chiesa. Qui bisogna, sarebbe, cioè, non è sempre molto molto chiaro, cioè la nostra vita di fede certamente si struttura evidentemente nel nostro rapporto personale con Gesù che va coltivato, eccetera, eccetera, ma lo dico tante volte che la fede è come un treno che viaggia su un binario. I binari sono due, cioè l'aspetto personale e l'aspetto comunitario, l'aspetto spirituale e l'aspetto istituzionale, d'accordo? In teologia si dice la dimensione carismatica e la dimensione gerarchica. Bisogna viaggiare su tutti e due. Voi guardate, questo fatto qui non è per niente coscientizzato nel cuore di molte persone. Voi pensate a quanti dicono che non sono praticante, quindi che cosa significa non essere praticante? A parte il fatto che quando uno non è praticante non ha capito nemmeno, cioè, il valore indispensabile che i sacramenti hanno per la salute della nostra anima, quindi per il tenore della nostra vita interiore, no? Ma in quell'anima, senza voler fare nessun giudizio personale, ma voi capite, da un punto di vista oggettivo, quello, l'importanza della Chiesa non l'ha interiorizzata perché pensa di poterne tranquillamente fare a meno. D'accordo? Io sono battezzato, ho la mia fede, ho le mie cose, faccio niente da male a nessuno, ma che altro mi serve? Quindi non è soltanto un problema morale, è un problema di mancata interiorizzazione di questo, no? Non voglio ripetere l'omelia che ho fatto questa sera, no? Cioè, però quando Gesù, perché Gesù chiama i suoi discepoli le pecore? Non soltanto perché sono miti e mansueti e umili, ma anche perché la pecora da sola è una contraddizione, non esiste una pecora che sia da sola, la pecora sta dentro il gregge. Allora queste dimensioni vanno sempre equilibrate, non si deve essere né individualisti né comunitaristi, capito? Né tutto da una parte né tutto dall'altro. Ripeto, i binari camminano in rette parallele e equidistanziati, il treno funziona soltanto se stanno messi in quel modo, quindi questo equilibrio è un compito che noi dobbiamo svolgere da soli su noi stessi perché non ce lo fa nessuno per conto nostro, però è importante. Ecco. Ok, il vescovo stese le mani sopra i crismanti, 308, come amministra la cresima. Invoca lo Spirito Santo, questo è tale e quale identico, e poi col sacro crisma unge in forma di croce la fronte di ciascuno. Questo è uguale identico, pronunciando le parole della forma.
questo è leggermente cambiato, quindi gli dà un leggero schiaffetto. Vedete che però era proprio scritto, non era una cosa tanto per farla, dicendo la pace sia con te. Quindi la pace di Cristo risorto, quindi quella pace con cui si affronta anche il martirio, ecco perché lo schiaffetto, no? E alla fine benedici solennemente tutti i cresimati. Questo anche è perfettamente è rimasto. In che modo la cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo? La cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo dandoci l'abbondanza dello Spirito Santo, cioè della sua grazia e dei suoi doni, i quali ci confermano o rafforzano nella fede e nelle altre virtù contro i nemici spirituali. Ecco, questo è un passaggio da meditare un po'. Allora, sapete che la grazia, teologicamente parlando, la grazia, dice San Tommaso, e poi recepisce la Chiesa, è una disposizione stabile che c'è nella nostra anima, non è qualche cosa, però è soggetta a oscillazioni o a perdite. Su questo catechismo dobbiamo saperlo bene. Allora, adesso vi spiego tutta quanta la dinamica della grazia. La prima grazia viene infusa a noi attraverso il sacramento del battesimo. Proprio la grazia, come si chiama tecnicamente, santificante, ok? Ecco perché ci vuole il battesimo per poter ricevere tutti i sacramenti, e senza il battesimo non si possono ricevere gli altri sacramenti. Quella grazia battesimale è, come dire, un initium. Chi è un santo? Hai visto come viene salutata la Madonna dall'Arcangelo Gabriele? Piena di grazia, proprio, cioè la Madonna camminava sempre, ecco, come dire, che in qualunque istante della sua vita stava al pieno. È chiaro che poi ogni giorno crescendo in età, lo dice il Vangelo di Luca anche di nostro Signore, cresceva in sapienza e grazia. Quindi più cresceva, quindi più si accumulava il suo tempo rimasto sulla terra e quindi l'occasione per praticare le virtù, eccetera, eccetera, più, ma lei stava sempre al limite, capito? Cioè, se tu in qualunque istante della vita terrena avessi voluto dare un po' di grazie di più alla Madonna, cioè dovevi aspettare sempre il secondo successivo, non potevi riempirla più di quanto stava riempita. Per noi non funziona così, purtroppo, perché se funzionasse così saremmo già tutti quanti santi, d'accordo? Però attenzione che la dinamica, adesso non fate i sciocchi, insomma, perché funziona proprio così. Allora, che succede? Ogni volta che io faccio una preghiera ben fatta, la grazia aumenta. Avete visto quei, mo non voglio, signora mi deve perdonare, i videogiochi che c'erano una volta, no? Che tu mangiavi la caramellina e ti aumentava la benzina, non so se si riconosce, oppure prendevi l'ostacolo e su, andava rosso e te ne venivano le cose dopo. Allora, la grazia funziona così. Allora, ogni preghiera, ogni sacramento che ricevi bene, ogni comunione ben fatta, la grazia t'aumenta. Ogni preghiera ben fatta, la grazia t'aumenta. Ogni volta che tu, in un istante presente, fai quello che Dio vuole, quindi osservi la sua legge, fai un atto di virtù, la grazia aumenta. Passiamo alle cose positive, poi andiamo alle cose negative. Fai il peccato veniale, la grazia diminuisce. Fai una preghiera in meno, sicuramente non cresce. Un sacramento in meno, se non è necessario, non cresce. Se è necessario, diminuisce. Ok? Ecco. Fai un peccato mortale, morto. Boom! Nel videogioco è boom. Capito? Boom! Devi andarla a recuperare. Adesso io lo dico così, però è veramente così. L'imperfezione, dice, non ho fatto un peccato, quindi però potrei fare una cosa buona, no? Che cos'è un'imperfezione? L'imperfezione è un suggerimento di una cosa buona che tu non sei tenuto a farla. D'accordo? Non è un obbligo, non è un comandamento. Questo è proprio tutto quanto l'ambito di esercizio della nostra libertà, no? Io sono un giovane, la prima cosa che mi viene in mente, fa una telefonata a quel povero disgraziato che hai saputo che sta male, gli farà piacere ricevere una telefonata. Non è niente, no? È una gentilezza, è un atto di carità. Se tu lo fai, la grazia aumenta. Se non lo fai, non aumenta. Non cala, ma non aumenta. Capite? Quindi, capite? I santi che facevano? Peccati zero, preghiere tanti, sacramenti tanti, virtù tanti e imperfezioni volontarie nessune. Quindi quando sentivano un'ispirazione, c'è una cosa buona, posso fare, la faccio subito. Quindi, e hanno fatto e sono arrivati. Guardate che detto fra noi,
ma questo lo insegna la Chiesa, eh? Quindi io adesso lo sto semplificando, non vorrei che sembrasse puerile, ma è proprio così, eh? D'accordo? Quindi lo faccio semplice, però è proprio così. Cioè, il nostro grado di gloria in paradiso sarà proporzionata a quanto siamo cresciuti nella grazia. Gesù di questo lo dice nel Vangelo. Quando parla della parabola del seminatore, seme seminato sulla terra buona, che succede? 30, 60 e 100. No, capito? Quindi questo è il fondamento. Si dice che il nostro grado di gloria, insegna la Chiesa nei documenti più parla di questo, è proporzionato ai meriti. Che significa i meriti? A tutte quante le opere buone che hai fatto e alle opere cattive che potevi fare e non hai fatto. D'accordo? Tra l'altro, più tu stai in grazia e più campi meglio. Perché quando noi non stiamo interiormente bene, perfettamente bene, sicuramente qualche cosa da un punto di vista della vita non funziona. Perché la Madonna, l'anima mia, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Elisabetta gli ha detto Beata, tu. Beata in greco, Makarios, significa persona che è felice già da qui. Qualcuno ha sofferto più di Maria? No. Più di Gesù? No. Ma qualcuno è stato più felice di Gesù di Maria sulla terra? No. Sofferenza non è il contrario della felicità, d'accordo? Sofferenza è il contrario di piacere, ma non sempre piacere significa essere felici, capite? Chi identifica la felicità col piacere, l'edonista, quello che pensa che la felicità sia godersi tutti i piaceri possibili, ma questa è proprio una cosa facilmente smontabile anche da un punto di vista filosofico che lasciamo perdere però, no? Ecco, quindi la grazia, la stessa cosa, i doni che noi riceviamo, i doni dello Spirito Santo, ricordate, sono delle cose molto belle, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. Anche qui ci sarebbe da, faccio una brevissimissimissima, se no ci facciamo un'altra 2 ore qua, la sapienza è la capacità di vedere le cose in maniera soprannaturale. Cioè, non vederle come le vediamo noi uomini. Ricordiamo quando Gesù dice a Pietro: Pietro, ragionano gli uomini così, io ragiono in un altro modo. L'uomo vede la croce e scappa. Il sapiente vede la croce e l'abbraccia. San Paolo dice: ciò che è sapienza di Dio è stoltezza agli occhi del mondo. E ciò che è sapienza del mondo è stoltezza agli occhi di Dio. Chi è il sapiente del mondo? Chi fa un sacco di soldi? Chi fa un sacco di soldi dal paradiso viene guardato come il più miserabile, come il più infelice, come il più stolto tra gli abitanti del pianeta Terra. Capite? Quindi questa è in 2 parole la sapienza. L'intelletto è la capacità di comprensione, non soltanto delle cose come sono, ma in particolare delle cose che attengono alla fede. Che necessitano, perché la fede non è un fatto sentimentale, no? Cioè, per esempio, pensiamo quando abbiamo parlato dell'Eucaristia, no? Non si può comprendere perfettamente come Gesù è presente nell'Eucaristia, però l'intelletto illuminato dalla fede, ascoltando certamente le informazioni che ci vengono dalla rivelazione del Magistero, può giungere ad una penetrazione per quanto possibile, perché l'intelletto è sempre limitato, ma appunto sublimato da questo dono dello spirito diventa altamente penetrante nelle cose che riguardano la fede. Il consiglio lo possiamo chiamare il discernimento, quindi il saper fare la cosa giusta, non soltanto la cosa giusta nell'alternativa questo è buono, questo è cattivo, ma forse questo è un po' meglio, forse questo è meglio ancora e forse questo è il top. Quindi già avercelo chiaro, poi la fortezza è la capacità di intraprendere grandi cose per amore di Dio o di resistere a grandi prove o a grandi tentazioni o a grandi difficoltà. Sapete che una delle manifestazioni somme è il martirio. O rinneghi il nostro Signore o io ti ammazzo. Cioè, noi dobbiamo metterci, io tante volte lo dico al Signore, dico, ma io me leggo il martirologio tutta la mattina e dico, Signore mio, non so mica così. Ma guardate che hanno fatto delle cose a certi martiri. Cioè, se uno legge il martirologio del 62, quindi quello che era ancora in forma un po' cruenta, guardate che c'è stata sentisse male,
E dico, ma come cazzo? Cioè, strappamenti di fegato, gli hanno messo le canne aguzze sotto le unghie, ma non so, cioè, ma cioè, veramente, cioè, si sono inventati, gli altri hanno strappato le budella, l'hanno crocifissi sbudellati per una settimana, cioè, non si sa che cosa hanno fatto, insomma, veramente delle cose allucinanti, insomma, no? Quindi, la fortezza. Poi, la scienza, la scienza, dice San Tommaso, è la capacità di conoscere bene, attenzione, anche le cose, non soltanto le cose di Dio, ma anche le cose che fanno parte dello scibile umano. Sapete che esiste una forma particolare di scienza che c'è nei nostri progenitori, che è la scienza infusa, beati a loro. Scienza infusa significa che tu vai a imparare una lingua, lo Spirito Santo te la mette in testa senza che te la devi studiare per 3-4 anni, insomma. Ecco. Però attenzione, che anche molti che pensano di avere le scienze umane, attenti a tutte le cose che girano adesso in giro, oggi siamo in un popolo di chiacchieroni, verificate sempre le informazioni, perché le chiacchiere che ci stanno oggi in giro, su 100 chiacchiere 3 sono attendibili e 97 sono tutte quante da dimostrare. Quindi la scienza è la conoscenza corretta e secondo il grande conoscitore di tutto, perché capite, la conoscenza anche delle cose sensibili e reali, guardate che è una conoscenza comunque divina, penso che questo lo sappia, cioè se io studio la biologia, cioè come funziona il mio organismo, quindi comincio a diventare un esperto nel sistema circolatorio, nel sistema nervoso, cioè il DNA, tutte queste cose qui, ma chi l'ha fatto l'organismo mio? Cioè, guardate che chi è che se l'ha inventato il corpo umano? Se l'ha inventato il nostro Signore, Chi è che si è inventato le leggi della fisica? Si è inventato il nostro Signore. E le leggi della chimica? Ora c'è sta mia nipote che deve fare un dottorato in chimica, ma era già invitato a vedere la tesi di laurea. Oh, ma sai che significa? Non capisce niente. Zero! Dico, io ho 2 lauree, ma zero proprio. Se entri in quello, cioè proprio zero assoluto. Cioè, ti senti proprio un deficiente. Così ti viene un po' perché lo scibile, c'è soltanto lo scibile umano, cioè è una cosa impressionante, no? Quindi il dono della scienza. Poi la pietà non è quello che noi pensiamo, avere pietà del prossimo, cioè l'atteggiamento di un pietoso che ha compassione delle miserie altrui. Per capire cos'è, la pietà è un rapporto intimo, profondo e personale con Dio. Avete mai sentito l'espressione le pratiche di pietà? Dicevano le nostre nonne, no? Che cosa significa? La pietas, l'uomo pio nella Sacra Scrittura, l'uomo pio a cui si contrappone l'empio, no? Cioè il pio e l'empio. Chi è il pio? Il pio è l'amico di Dio. Il pio è la persona che prega, ma prega bene, sta in un rapporto personale, vive la preghiera profonda. Quindi chi è che ci insegna a pregare? Lo Spirito Santo. Perché prima durante la parola santa invochiamo sempre lo Spirito Santo, facciamo sempre perché? Perché deve venire lo Spirito Santo a metterci in contatto con il nostro Signore. San Paolo dice che lo Spirito prega interiormente e geme in noi con gemiti inesprimibili, è lui che ti porta ad una preghiera autentica, perché è il sesto dono, la pietà. E poi il timore di Dio. Il timore di Dio non è la paura di Dio. La paura di Dio può essere l'inizio della conversione delle persone che sono lontane, come insegna la Chiesa. Cioè, ti viene un pochino di paura quando dici, mamma mia, che ho fatto, se non mi sbrigo a confessarmi me ne vado dritto all'inferno. All'inizio c'è può pure sta, poi no, però, perché noi di Dio non dobbiamo avere paura. Il timore di Dio è quel sentimento profondo di amore a Lui che ti fa temere, ma in senso buono, di dargli anche il minimo dolore, cioè di dargli il minimo dispiacere, ma non perché c'è paura che ti punisce, ma perché non vorresti mai farlo, perché gli vuoi bene, perché hai visto quanto ti vuole bene, cioè quando una persona ci vuole un sacco di bene, ma che noi vorremmo dargli volontariamente un dispiacere, se lo dovessimo dare a tragedia, ci dispiace tanto. Ecco, questo è il timore di Dio, no? Tutto questo arriva con la cresima e arriva oggettivamente. È chiaro che, come io dico sempre ai ragazzini, c'era un santo prete che stava in seminario alla Leoniano, un prete psicologo che mi ha aiutato un pochettino, anche uso un pochino di cose sue per fare le catechesi, dal non senso alla vita di cielo, per chi le segue, perché bisogna utilizzare anche queste cose. Lui ci diceva sempre questa cosa qua, dice, vuoi dire, tra poco diventate preti. Ma lo Spirito Santo che cosa consacra? Ci fece questa domanda. A qualcuno venne
una risposta che è la risposta giusta. Sai chi ha risposto? Quello che trova. Consacra quello che trova. Molti chiedono, come mai può esistere che qualche sacerdote... No, pure io pensavo questo qui, no? Noi ci abbiamo avuto un'idea un pochino mitizza, un pochino magica, no? È diventato prete, quindi è diventato santo. Ma non è vero. È diventato prete. D'accordo? Non è diventato santo, quello è stato cresimato, non è diventato automaticamente, cioè da un punto di vista oggettivo ha ricevuto tutte quante queste cose, ma un ragazzino, e vi assicuro che oggi accade, che va al catechismo perché i genitori non si capisce manco per quale motivazione, perché non gli importa molto, manca a loro, gli impongono ad andarci. A me queste cose poi mi sono arrivate, ormai sono 17 anni che faccio il prete quasi, e quasi 15 che di fatto di diritto faccio il parroco, quindi l'esperienza un pochino ne ho avuta, no? Dice, alla fine dice, però insomma la cresima conviene passare perché ci stanno i regali. Ci stanno i regali, ci stanno i regali, capito? Ma se tu hai già deciso che e nel cuore resa che il giorno della cresima, arrivederci e grazie, ma che consacrano? Cioè, la cresima la ricevuto, cioè, non è che tu non sei cresimato, cioè un prete che andasse Dio non voglia a consacrarsi con cattive disposizioni, quello è diventato prete, perché i sacramenti comunque operano ex opere operato, però gli effetti spirituali che producono dipendono dalle disposizioni con cui uno le riceve. Anche un battezzato, anche un adulto che si battezza, quanto santo diventerà appena ricevuto il battesimo? Tanto quanto? Non vede l'ora, lo desidera, proprio non vede, cioè sta proprio che ha capito, perché quanto più noi siamo disposti, e tanto meglio i sacramenti opera. Perché lo Spirito Santo consacra sempre quello che trova. Si dice in teologia che la grazia, di cui abbiamo parlato, presuppone la natura e la porta a perfezione. Il discorso che faceva Gesù a messa di stasera, voi non siete mie pecore. Ma attenzione, non è che non vi voglio come mie pecore, voi avete scelto di stare da un'altra parte, non siete mentalmente aperti, non siete duttili. Stiamo facendo l'incontro sul Vangelo di Giovanni, chi di voi ci partecipa, no? Cioè, ma può essere possibile che fa il miracolo più grande di tutti, la risurrezione di Lazzaro, e subito dopo si riuniscono, ah no, a questo punto piovrò a ammazzarlo, perché comunque, cioè, capito? Cioè, Gesù quel miracolo, cioè, ne abbiamo parlato, no? Non c'era andato apposta da Lazzaro, soffrendo, perché lui l'avrebbe voluto guarire subito, quello era amico suo, però sapeva che, perché Dio comunque fa quello che deve fare, dice, ti do la possibilità, cioè, ma ora funziona quel cervello benedetto che ti ho dato? Ma come passi uno dopo 4 giorni da... Se tu sei duttile, sei flessibile, anche se all'inizio eri scettico, ti devi per forza arrendere. Basta, finito, mi arrendo, hai vinto, c'hai ragione, mi sono sbagliato. Se fai questo, no, capito, anziché far così, l'ammazzo subito, cioè, capito? Allora capite chi segue un pochino, perché è tutto collegato poi, no? Segue un pochino gli scritti di Luisa Piccaretta che mi piacciono. Che cos'è questa qua? Questa si chiama umana volontà. Se l'umana volontà sta messa male, il nostro Signore la rispetta, non c'è niente da fare. Cioè, lui ci prova fino alla fine, ma a cercare di delicatamente portarti sotto un altro punto di vista, ma la costrizione Dio non la usa mai. Non la fa. Cioè, se c'è una cosa che potete stare sicuri che Dio non farà, perché Dio c'ha figli, non c'ha schiavi. Gli schiavi ce l'ha il diavolo. Dio non vuole schiavi. Dio vuole figli. E quindi o tu cedi, quindi attraverso tutte quante le sue... Hai visto la Madonna quando parla? Cari figli, vi invito, vi esorto. E io la Madonna dico sempre, dico, Madonnina mia, ma se tu dici così, non ti sente nessuno. Cioè tu a uno gli dici, allora guarda che se non lo fate ne vai dritto all'inferno. No, ma lo fa. Cioè, capito? Però quando ti dice ti invito, state attento perché se ti dice ti invito, tu che sei intelligente... Sì, è un invito, quindi non mi sta costringendo, però non posso dire chi se ne importa, perché se te lo sta dicendo vuol dire quella cosa che ti fa bene. Questo, cioè, allora Dio fa così, non c'è niente da fare. Anche rischiando che noi siamo talmente cretini che poi rimaniamo delle nostre cose e ci sono pericoli, perché c'è pericolo di andare a fare una brutta fine. Ma su questo lui non si muove. State tranquilli che su questo non si muove. Cioè, io sto imparando crescendo, ormai sono quasi 50 e comincio ad essere un po' di...
Cioè, le certezze su Dio con l'andare del tempo diminuiscono, non è che aumentano, diminuiscono, perché molte cose di cui era convinto sono sempre tutte quante, ne rimangono poche, ma quelle poche te le puoi portare a casa tranquillamente, poche. Questa è una. Ok, a quale età è bene ricevere la cresima? Ecco, è bene ricevere la cresima all'età di 7 anni circa. Qui c'è una grande sapienza, qui si vede proprio il cuore proprio di San Pio X. Voi sapete che fate la comunione tutti i giorni, perché c'è stato San Pio X, criticato dai tradizionalisti per questo, perché sapete che San Pio X per certi aspetti è l'emblema dei tradizionalisti, ma su questa cosa no. Perché per i tradizionalisti, se tu ti accosti troppo alla comunione, dopo ti diminuisce la riverenza verso nostro Signore. Quindi sì, vabbè, nessuno è perfetto. San Pio X ha fatto pure questa cosa, l'ha fatta in 95 bene, ma su questa cosa no. Allora, però io su questo, per esempio, sono molto, molto, come dire, molto incline. Non bisogna mai fare posizioni assolute, però la logica è questa qui. Parte il fatto che oggi è altro che 7 anni, oggi dovrebbero essere 3, d'accordo? Perché oggi l'età dell'innocenza, come ci diceva il Cardinal Petrocchi, ce la siamo bella che è andata a far benedire e ogni giorno sta situazione peggiora, no? Dice, comunque fino a quando uno ha 5, 6, 7 anni, capito? Che è il momento in cui comincia, non ha la piena coscienza, la consapevolezza del bene e del male, ma man mano che comincia ad averla, può cominciare a fare i peccati. E scusa, se questo comincia a fare i peccati, ma gli vuoi dare gli strumenti per difendersi? Allora, comunione e cresima, 7 anni. Appena comincia l'età della ragione, confessione, comunione e cresima. Vi dico, sappiatelo questo qui, che alcune diocesi in Italia stanno tornando a questa cosa qui. Su questo c'è una discrezionalità. Allora, noi qui abbiamo avuto Petrocchi, cioè ogni scelta che si fa c'ha sempre i suoi pro e i suoi contro. Quindi Petrocchi voglio un bene dell'anima, no? Petrocchi sapete che fece il sessennio per motivazione di questo genere, perché oggi il contesto storico è mutato, perché se tu vai a fare un sacco di ragazzini, gli dai i sacramenti a 7 anni, tu gli dai i sacramenti. Ma i genitori nel 99%, facciamo 90, 95% dei casi, non li porteranno più in chiesa, quindi chi gliela fa? Capito? Perché se quello non si fa comunque la comunione, la cresima la riceve una volta sola. Allora dice, se tu allunghi, se trovano dei bravi sacerdoti, a noi dei sacerdoti giovani a quei tempi ci facevano la testa tanto, il motivo per cui ho fatto sempre catechismo ai bambini, eccetera, eccetera, se gli state vicino e cercate di... Qualcuno lo salviamo, lo aiutiamo a crescere perché la famiglia oggi non c'è più. Perfetto. Però è anche perfetto questo altro discorso, cioè tu gli dai a un ragazzino gli strumenti per potersi difendere perché il diavolo arriverà, sicuro. E oggi ci ha spalancati noi, c'è più, cioè non ci stanno mai i portoni, ci stanno proprio le praterie, i diavoli scorazzano come gli pare, non c'è più nessun freno, non c'è, penso che le sapete, cioè... Specialmente internet, c'è cioè un ragazzino che ha 8 anni, c'ha già l'iPhone in mano, cioè che gli vuoi fare? Capito? Quindi, perché possiamo capire, cioè la nostra testa, mi raccomando, sia sempre dilatata, cioè non è mai bene prendere posizioni troppo apodittiche, perché ogni scelta, sapete che scelta... L'etimo greco, l'etimo latino di scegliere è tagliare, quindi quando tu fai una scelta necessariamente prendi alcune cose e ne tralasci altre, se ne fai quell'altra prendi altre e ne tralasci, quindi ogni scelta ha sempre i suoi pro e i suoi contro, e quindi dobbiamo anche imparare ad avere la testa aperta per rispettare la diversità di scelte nell'ambito del lecito. Quindi un vescovo che per esempio esposta alla cresima a 18 anni, non lo farà sicuramente, però tanto per far capire, non deve, se un suo confratello fa la cresima a 8 anni, quello è un imbecille, non capisce niente. No, non è un imbecille, non capisce niente. Ha fatto un'altra scelta, sta puntando su altre cose. Ecco, questo è fondamentale anche nella vita, non soltanto ecclesiale, di tante situazioni, ma anche nella vita, delle parrocchie, delle famiglie, dei rapporti con gli amici, con i parenti, insomma, no? Quindi quando si sta nell'ambito del lecito ci sono possibilità differenti.
e valori. Quindi, quando noi vediamo una persona che fa una cosa diversa da quello che c'entra la testa mia, noi diciamo subito: cretino, non capisci niente. Come mai fa così? Ti fa mai capire perché fai così? Spiegamelo, ma perché sono pronto a recepire, che problema c'è? Non è detto che se io capisco che tu c'hai delle tue buone motivazioni faccio necessariamente quello che fai tu. Può essere pure che io, nonostante, però ci vogliamo bene lo stesso, insomma, no? Non c'è problema. Ecco. Bene, chi riceve la cresima quale disposizione deve avere? Chi riceve la cresima, la sera della cresima, un sacramento dei vivi, deve essere in grazia di Dio, e se ha l'uso di ragione, guardate qua, rispetto comunque per gli orientali che li danno ai bambini, deve conoscere i misteri principali della fede e accostarsi al sacramento con devozione, profondamente compreso di ciò che il rito significa. Poi, che significa il sacro crisma? Il sacro crisma, con l'olio che si espande da fossa, significa la grazia abbondante della confermazione, col balsamo, perché quell'olio è profumato, il crisma, che è odoroso e preserva dalla corruzione, significa il buon odore delle virtù che il cresimato dovrà possedere fuggendo la corruzione dei vizi. Quindi, buon odore delle virtù ce l'ha il battezzato, ce l'ha il cresimato, ci deve avere un sacerdote, che deve essere un santo sacerdote. Poi, che significa l'unzione? Perché sulla fronte l'unzione? L'unzione che si fa sulla fronte in forma di croce significa che il cresimato, da forte soldato di Gesù Cristo, questo è proprio San Tommaso d'Aquino copiato, che ha fatto copia e incolla, dovrà portare altra la fronte, dice, senza arrossire della croce e senza aver paura dei nemici della fede. Cioè, dice, la croce è la fronte, quando noi diventiamo rossi, diventiamo rossi in faccia e la fronte si, quando siamo spaventati, si altera e poi è visibile al prossimo. Allora, che io ho la croce qua, noi non la vediamo la croce, ma i diavoli ce la vedono la croce qua, le croci nostre, i diavoli tutte quante, vedono quella qua, che è quella del battesimo, vedono quella qua, che è quella della cresima, vedono quella qua, che vedono tutte quante. Quindi sulla fronte, nel senso che io non mi vergogno, dice San Paolo della fede, non mi vergogno, dice, non faccio il fanatico, non faccio il pazzo, non faccio l'esaurito, ma non mi vergogno, cioè, che hai capito? Oggi in questo nostro mondo, insomma, dove sembra che ci dobbiamo vergognare se abbiamo la fede, io ti rispetto se tu sei ateo, per carità, non ti impongo niente a nessuno, ma io non ho niente di cui vergognarmi, cioè, capito? Non impongo niente a nessuno, ma non c'ho niente di cui vergognarmi. Sono altre le cose di cui vergognarsi. Cioè, ah padre, dice, io lo dico il rosario sull'autobus, però le Ave Maria le conto con la mano o a mente, perché mi vergogno di prendere la corona. Dico, che c'è? Una serpa in mano. Dico, che problema c'è? Se tu non lo fai, se devi contare l'Ave Maria, magari via quella piccolina, non c'è niente di cui vergognarsi, insomma, no? Quindi, per dire, dice, non mi faccio il segno della croce, quando mangiano solo, sì, però quando sto in mensa con i colleghi, meglio di no, perché poi mi prendono in giro perché la segno della croce viene e mangi. Dico, problema loro. Ecco, quindi su questo chiaramente dobbiamo lavorare, perché sennò si fa il peccato che si chiama di rispetto umano. Quello che Gesù dice, chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione perversa, anche io mi vergognerò di lui. Quindi, imporre no, ma vergognarci, noi ci vergogniamo, come dice il Papa, dei peccati, e ci vergogniamo quando li andiamo a confessare, perché quelle sono cose di cui vergognarci, ma di essere cristiani, no. Ecco. Poi, l'ultima cosa, solo un sorto, il leggero schiaffetto che il vescovo dava al cresimato, questo è un ricordo, significa che questo deve essere disposto a soffrire per la fede ogni affronto, lo schiaffetto, capite? Se qualcuno te mena, ti prende in giro, ti tortura per la fede, sei pronto, quello è uno schiaffetto, non è niente, no? Non è uno schiaffone, però è un segno delle conseguenze a cui potresti andare incontro in quanto cristiano. Vedete, nella cresima ci sono i padrini, anche qui, vedete, Petrocchio aveva fatto maschi per i maschi, e fece un macello, però era una cosa che veniva dalla tradizione della Chiesa. Nella cresima ci sono per gli uomini i padrini e per le donne le madrine, che devono essere buoni cristiani per edificare e assistere spiritualmente i cresimati. Sapete che portano la mano sulla, anche qua, ovvedi che i padrini di cresima, le padrine di cresima di questi tempi, insomma. Va bene. Questo è quanto, ragazzi. Con oggi possiamo, fedeli alla campanella che suona, metterci pure.